Ciao a tutti cari amici e care amiche. In questo video parleremo dei santi particolarmente devoti a Maria e al culto mariano. Dunque, innanzitutto farei una breve premessa, una breve chiosa prima di cominciare. Dunque, la teologia sta peccando in questi ultimi anni di assenza dell'essenza, scusate, il bizzarro gioco di parole, della mariologia. Cioè, l'essenza mariologica della fede cristiana si è andata perdendo. La teologia omette sempre di più la mariologia. Più andiamo avanti, più è così. Più andiamo avanti, più nella Chiesa Cattolica la figura di Maria sembra starsi riducendo alla Maria dei protestanti, dei luterani. Una Maria donna, discepola, meticcia. Quante ne abbiamo sentite? Tante. Tante, ma il vero culto mariano, la vera devozione mariana ci dice altro. E oggi, cari amici e care amiche, andremo proprio a vedere questo. Andremo a vedere quei santi più importanti che all'interno della Chiesa Cattolica hanno lasciato il segno per quanto riguarda la devozione mariana. Dunque, andrei in ordine cronologico. E premetto che questo sarà soltanto un video di presentazione prima di addentrarci più approfonditamente nei prossimi video, nelle vite di ognuno di questi santi e beati. Dunque, il primo cronologicamente è San Domenico Guzman del XIII secolo. Dunque, abbiamo una scala. XIII secolo San Domenico Guzman, XV secolo Beato Alano della Rupe, XVII secolo San Luigi Maria Grignon de Montfort. Dunque, iniziando da San Domenico Guzman, San Domenico Guzman ricevette un'apparizione della Santa Vergine, che dopo uno svenimento a causa della disidratazione e del digiuno per 3 giorni, che il sacerdote aveva fatto per 3 giorni, dopo averlo idratato con il suo latte materno, la Madonna ha fatto tornare in forze il santo, e dopo averlo fatto tornare in forze, gli conferì il Santo Rosario come arma da usare contro gli allora eretici catari e albigesi, perché vi ricordo che nel 200 fra i movimenti ereticali cristiani dell'epoca c'erano proprio i catari e gli albigesi, che poi piano piano furono stroncati totalmente. Promulgavano una serie di eresie che magari più avanti potremo vedere anch'esse, insomma, magari in una sezione apposita dove elenchiamo le eresie che si sono sviluppate all'interno della Chiesa Cattolica. Dunque, questo è San Domenico Guzman come anteprima, perché è tutto un'anteprima, un video anteprima. Il secondo è il Beato Alano della Rupe o della Roche. Dunque, lui fu un cultore di Maria molto più di come lo fu Guzman. Dunque, il Beato Alano fu un vero e proprio mistico di Maria, colui che si riferì a Maria con un termine poco utilizzato sia nella teologia che nella devozione, Servatrix Maria. Questo è il termine, che significa letteralmente Maria Salvatrice, per indurre le persone ulteriormente al culto mariano, poiché Maria salva, Maria salva dai demoni spirituali, dai demoni umani, dai
dai demoni delle emozioni negative, perché anche quelli sono demoni, signori e signore. Mediante Maria si arriva a Cristo. Il beato della Rupe fu tormentato dai demoni, fisicamente, spiritualmente e mentalmente. Ci ricorda qualcuno, probabilmente più di qualcuno, ma in particolare, forse il più recente, Padre Pio. San Pio, per essere più precisi. Dunque, arrivato allo stremo, il beato Alano tenterà il suicidio e verrà fermato dalla Madre del Rosario, che lo schiaffeggerà rimproverandolo. Lì gli consegnerà quella che il beato poi definisce una corona di 150 perle preziose per combattere i demoni che lo tormentavano senza sconti. Dunque, è qualcosa di incredibile. Come con il tormento, nonostante il tormento dei demoni, il beato Alano della Rupe, con il sostegno di Maria Santissima del Rosario, è riuscito a sconfiggere quel terrore invisibile, perché Maria è terrore dei demoni. E ripeto, il beato Alano fu un mistico di Maria, lui ricevette molte rivelazioni private da parte della Santa Vergine, ma in particolare qui, al momento dove lui tentò il suicidio, è qui che Dio lo ha fermato, è qui che gli ha detto: fermati, cosa stai facendo? Ritorna sui tuoi passi. E il beato Alano lo ha fatto. E da che era lui tormentato dai demoni, è diventato lui il tormento dei demoni, grazie al Santo Rosario che era, potremmo dire, sia l'arma che l'armatura con la quale egli si difendeva e si ricopriva. Adesso, il terzo santo particolarmente cultore di Maria è San Luigi Maria Grignon de Montfort. San Luigi de Montfort predicò nelle regioni occidentali della Francia la sapienza eterna. Che cos'è la sapienza eterna, vi domanderete voi? Secondo San Luigi de Montfort, la sapienza eterna era la conoscenza del mistero dell'incarnazione, della morte e della risurrezione di Cristo e di come ci si potesse arrivare mediante Maria. Dunque, San Luigi de Montfort fondò congregazioni concentrando il culto su Maria come mezzo umano e divino, terrestre, terreno e ultraterreno, che conduce a Cristo. Fu lui il santo a redare le regole dell'opera missionaria Compagnia di Maria, una compagnia religiosa di cui fu il padre. Gran parte del culto cristiano è incentrato sulla figura di Maria, sempre chiaramente come mezzo per arrivare al Cristo, non sostituendola alla Trinità. Potremmo dire a questo punto che se San Domenico Guzman fu il guerriero di Maria, se il beato Alano fu il mistico di Maria, San Luigi de Montfort fu sicuramente l'apostolo di Maria a questo punto. Va bene, allora, signore e signori, per questo video, come anteprima, ai santi particolarmente devoti a Maria, è tutto.
questo video vi dico che verrà aggiunto nella sezione Mariologia, dove appunto sarà possibile vedere tutti i video riferenti a questa branca della teologia che studia la figura di Maria. Ci vediamo alla prossima, signori e signore. Ciao.